Chiara Boni, che non ha bisogno di presentazioni, che della moda è certamente una delle regine, le domando, una donna come Coco Chanel, che parte da una vita molto povera, è stata una bambina che ha molto sofferto, l'accusa dice, attenzione, che poi proprio questa sua povertà la porta a diventare una amante tale della bella vita che abbandona determinati valori per pensare soltanto, diciamo così, al gusto estetico, alla bellezza, ma dimentica i valori che sono. Coco Chanel come si difende? Da un'accusa del genere? Cioè, io penso che Coco Chanel abbia avuto una vita davvero dura e quindi io non la vedo una persona priva di sentimenti, la vedo una persona un po' cattiva, sicuramente un po' decisa, sicuramente a cui le piace usare l'ironia e l'aforisma, ma io credo che dentro di sé soffra molto, come sto soffrendo io, e quindi alcune scelte fatte sono state scelte fatte con le unghie e con i denti, nel senso che in un periodo della vita, se io devo parlare come Coco, ho dovuto combattere per riconquistare le cose che io avevo fatto con tanta fatica dal niente. E in un secondo periodo della vita, nella mia vecchiaia, in realtà ho scelto di fare una vita molto meno ricca di quella che avrei potuto fare, ma semplicemente più comoda, perché in realtà mi piaceva soltanto abbandonarmi al mio lavoro, quindi alla creazione e al creare. Mi sono abbandonata a un accordo con il mio grande partner, poiché alla fine è stato il partner tutta la vita, in cui lui mi pagava tutte le spese. Io avevo il 2% dei profumi e non avevo nient'altro della Maison Chanel, quindi non ero poi così interessata. Cioè, io mi piaceva, sì, vivere bene perché avevo vissuto la povertà, ma allo stesso tempo mi piaceva soprattutto il mio lavoro, perché avevo solo quello. Ecco, per quello che la storia ci ha insegnato, che per una donna affrontare qualunque campo, quello dell'arte, quello della letteratura, della filosofia, della poesia, del teatro, per una donna, anche persino nel costruire una famiglia, per una donna è sempre più difficile. Sì, sicuramente è sempre più difficile. Poi, essendo stata una donna che alla fine ha scelto di rimanere sola, perché il suo grande amore è morto, gli altri suoi amori ha deciso in un certo modo di non sposarli, quindi ha deciso per la solitudine e alla fine la sua vita era il suo lavoro.